Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come solito, abbiamo detto tutto al giorno, se riesco lo faccio bene, sono qua. Allora, vi voglio fare quest'oggi un espositore da banco per singolo paio d'orecchini. Poi voi potete farlo anche più grande per metterne anche due o tre, però oggi almeno uno o due paia, perché qui ci stanno anche quelli da lobo. Quindi, cosa serve? Solita nostra gomma crepla, i venditori di gomma crepla in questo gomma fommi, chiamatela come vi pare, glitterata, si staranno chiedendo il perché tutte quante andiamo alla ricerca. Bene, per questo motivo stiamo facendo tutti gli espositori, hanno incrementato le vendite del 30-40%. Ok, bene, cosa dobbiamo fare? Cosa serve? Gomma crepla, cartoncino, non spessissimo, però un cartoncino, un bel cartoncino, cioè cartoncino. Non so che grammatura ha, però potete usare anche gli incarti delle merendine, cose riciclate, eh? Non è che dovete andare in cartoleria a comprare il cartoncino viola, perché io l'ho usato viola. Va bene anche quello delle merendine, dei blister, delle medicine, tutte queste robe qua. Delle vecchie copertine dei libri che magari volete buttare o riviste varie, insomma, cartoncino. Questo qui che è un barattolino che io uso per la colla vinilica per fare dei paciughi, quindi. Ed è della panna cotta Lidl 1,49, buonissima. Vabbè. Ok, cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra gomma crepla, queste 9, vedete, 9 centimetri. Andiamo dall'altra parte della gomma, così, e con il solito metodo dello stuzzicadente o un pennarello, come ho fatto io, adesso qui l'ho fatto col pennarello, però se voi lo fate con le stuzzicadenti non si vedrà neanche il rosso del pennarello. E andiamo a fare i cerchi 1, 2 e sul cartoncino andiamo a fare il terzo e ci ritroviamo così con tre cartoncini. Dove sei finito qua? Tre cartoncini, tre tondini appunto di 9 cm, 9 cm e 9 cm. Questo volendo potreste farlo anche un po' più piccolo, ma se stiamo attenti riusciamo a metterlo. Vedete, l'ho lasciato un millimetro più piccolino. Dovremmo fare così, quindi attaccarli tutti insieme. Poi abbiamo bisogno di una striscia 21x4. Il rumore che sentite è il ventilatore. Qui ci sono 40 gradi, sono praticamente in leggings e reggiseno perché c'è un caldo bestiale. Ok, e di là c'è l'aria condizionata, ma dovevo portare tutte le luci e le cose. Quindi accontentatevi di questo video. 21x4 cm, una bella strisciolina. Adesso io sperando che la colla a caldo sia abbastanza calda, prima che si scaldi bene, bene, bene. Colla a caldo, vado a ritagliare appena, appena, appena intorno al tondino di cartoncino, in modo che dopo sia perfettamente dentro al cerchio di gomma crepla. Ok, volevo salutare anche Miriam, che è una ragazza che mi ha scritto oggi sul gruppo mio, che appunto dice: qui c'è l'etichetta, ma non me ne frega, l'ho lasciata attaccata. Che dice che grazie al mio video di Wire ha iniziato di nuovo a creare, che era in un periodo un po' buio. Allora, il periodo di buio li abbiamo avuti tutti. Ma io credo che la creatività e comunque fare qualcosa serva un po' a distogliere i pensieri. Quindi, cara Miriam, grazie del tuo messaggio. Per questo che facciamo i tutorial e i video, almeno io. Ok, quindi qui andiamo a mettere il nostro cartoncino. Come vedete, ho messo solo la colla, non l'ho messa apposta al centro, perché tanto va bene anche così. Poi qua vado a fare un altro giro di colla bella grossa, tutto intorno, attenzione perché scotta tanto, non fate come me che mi sono bruciata 10.000 volte. Ok, questa la andiamo a appoggiare qua e andiamo a incollare l'altro cartoncino per bene, pressiamo tanto. Ok, e
e facciamo un sandwich di questo tipo. Appiattiamo bene tutti i pezzettini, gli angolini. Dove esce, lo andiamo a tagliare dopo, lo andiamo a togliere, che uscirà un pochino magari, ok, e lo andiamo a chiudere bene. Se non è chiuso bene, con il beccuccio della colla andiamo a farlo aderire meglio. Anche qui, se volete usare il Vinavil, potete usare anche il Vinavil qua, quindi qua è il vostro. Solo che io ho dei tempi molto corti e quindi non voglio fare dei video lunghissimi. Siamo già a 5 minuti, quindi. Ok. Poi prendiamo il nostro pezzettino che abbiamo tagliato, la nostra striscia lunga 21x4 e da qui, vedete, facciamo un arrotolo qua. Gli metto appena appena una puntina per tenere fermo e vado avanti fino alla fine. Non me ne preoccupo più di incollare. Vado avanti, avanti, avanti e qui invece vado a mettere altra colla per bene. La spalmo anche un po'. Questa colla è bellina perché ha questo beccuccio di gomma. Non è il massimo, eh? Mi sembra che l'ho presa da Leroy, 10 euro. Però l'altra invece che ha il beccuccio più piccolo la uso per fare lavori di più precisione. Questa qua va bene anche così. Abbiamo fatto il nostro rotoletto, teniamo stretto un pochino perché si deve appunto raffreddare, quindi saldare il materiale. Schiaccio con le mani, faccio una pressione anche così sul tavolo. Ok, il nostro rotolo è fatto. A questo punto guardo qual è la parte migliore da far vedere, ma direi questa, e devo decidere l'inclinazione del mio portarecchini. Voglio che stia più giù, e allora devo metterlo qua. Proprio faccio la prova così, ok? Dal tavolo. Quindi, se lo metto qui, staranno più sdraiati. Se lo metto così, staranno più dritti. A me piace che siano così un po' più dritti, però nulla vi vieta di farne tanti sul banco che siano un po' rialzati, quindi sul banco o su dove volete. Allora, qui dove c'è l'unitura cerco di stare chiaramente attaccata, quindi io vado a prendere una misura di come la voglio, direi qua, ok? E cosa faccio? Mi sposto un po'. Metto la colla qua e torno su. Faccio un'ultima prova perché posso ancora staccarlo e sto così premuto. Premo così. Poi colla non serve più. Prendo le mie forbici chiaramente più affilate possibile e vado a rifilare bene 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 questo pezzo che chiaramente è rovescio, però non mi piace. Ok, e lo tengo così. Poi aspettate un attimo, devo stare più attaccata al tavolo, quindi lo ristacco un attimo perché l'ho attaccato troppo su. Ecco, così sta meglio. Ok, scusatemi, ma sono sopra, lui è sotto. Sopra sé, sotto io. Ok, quindi cerchiamo di stare un po' più, ecco, appoggiati al banco. Ok, è meglio. Scusate, ma l'avevo tirato su, si era mosso. Ok. Sai? Ecco, ci deve stare, quindi ne metto un altro po' di colla qua sotto. Poi oltretutto la gomma crepa col calore, si gonfia un po', ma questo non lo fa perché chiaramente, però ne metto un altro po', anche se si vede un po' la colla è lo stesso perché tanto questo è il retro.
Adesso si è attaccato meglio. Vedete come stanno? Stanno su così. Adesso un attimo, perché logicamente non è ancora fredda, devo aspettare dei tempi. Teniamo un altro po', scusate, che sono uscita dall'inquadratura, perché ecco, voglio incollarlo bene. Vedete? Ok, adesso devi starci col caldo, neanche la cola calda. Ok, quindi questi possono essere fatti così, possono essere fatti quadrati, rettangolari, come vi pare. Logicamente sempre questo deve avere l'appoggio, deve essere l'appoggio, per cui magari cercate, adesso vabbè, questo qui l'avevo fatto anche più piccolo prima, al lavoro veramente no, stamattina. E quindi deve stare in appoggio. Se è troppo piccolo fate la striscia più lunga, ma credo di no, però già così vedete ci sta. Facciamo tipo una cornicetta. Poi prendiamo i nostri orecchini da mettere sopra, prendiamo un ago o un punteruolo o comunque qualcosa di appuntito. Io questo sto usando questo, che è quello da pelle, che ho appunto avevo usato anche per l'altra gomma crepla. Faccio un foro qui, se abbiamo quei bucatori usiamoli, non è un problema. Faccio un buco qui e guardo in prossimità dall'altra parte, ne faccio un altro qua, tipo, ok, e voilà, metto la mia monachella che passa dall'altra parte, quindi anche dopo per metterli via, potete mettere dietro il gommino così per toglierli, le persone dovete venire voi al banco a toglierli, ed ecco qua il porta orecchini. Adesso aspettate che provo a fare una cosa, che ne pensate? Per me è un'idea carina, con poca spesa riusciamo a fare quello che ci serve. Qui possiamo mettere anche due orecchini a lobo o qui in mezzo, dove volete, e i buchi distanziarli anche di più. Adesso magari io l'ho fatto così, però magari stavano meglio anche qua per questo orecchino che è abbastanza largo. Vedete voi, fate magari anche più buchi, tanto comunque se uno non lo riempite non c'è problema, rimane così un bucanino che non è che si vede. Bucanino è bolognese, hai un bucanin, un bucanino, ecco, un bucanino qua così. Possiamo anche metterli più in là, volendo, non è che, oppure metterne due paia, due paia. Adesso io ne ho un paio qui, ma i miei sono molto grandi, quindi non ci posso stare qua in questi espositori, però ecco, vedete, potete mettere anche l'altro più in là e in mezzo magari metterne altri due, oppure metterne due pendenti vicini, vedete voi. Però come idea, adesso questo è tondo, però li potete fare anche quadrati, che li vedrete nella foto come sempre del video, e anche su Facebook, sui miei gruppi eccetera, metterò la foto per far vedere appunto il porta orecchini. È una cavolata, voglio dire, però nessuno li ha mai fatti così, e penso che anche questo con un paio d'euro, un euro, potete farne 10, 10 con un euro, bene, mi diranno chi vende gli espositori, no vabbè, però un banco, pensatene tanti, pensate a quelli dell'altro giorno, pensate ai portabracciali, pensate ai portorecchini, con tutte le vostre belle gioie sopra. Io credo che questa sia un'idea per veramente fare fermare le persone al vostro banco, perché di banchi ce ne sono tanti, ma io ne ho visti tanti anche che non hanno un senso, cioè tutta la roba messa lì così. E mentre invece ci sono anche alcune mie amiche che hanno dei bei banchi fatti bene, belli, e quindi ci tengono all'estetica e vendono anche di più, perché comunque una cosa, se presentata bene, è un po' come un piatto dello chef, no? Se l'impiattamento è fatto bene, la carbonara magari sembra più buona di un'altra messa in un piatto normale. Comunque, a parte questo, fateli anche in diversi colori. Io adesso ne farò qualcuno e appunto farò la foto per il video. Se vi è piaciuto questo video, un mi piace; se non vi è piaciuto, pazienza, fate del mio meglio. Fate voi meglio di me, fate voi del vostro meglio, inventate,
E se invece volete vedere le mie pagine Facebook e Instagram, come sempre, sotto nell'info box ci sono tutti i link. Comunque, Cinzia Grandi Creazioni Angeli Rose è per tutte e due. E iscrivetevi al canale, mettete la campanella così il prossimo video che metterò online vi avviserà appunto con una notifica. Questo è il quanto. Io vi saluto, ne vado a fare altri perché manca un'ora alla mia apertura del mio negozio e voglio essere lì e metterli già sui miei scaffali perché sto facendo di nuovo tutta la cosa così. Quindi farò il negozio tutto così, con tutti questi portacollane, con tutti questi portorecchini, con tutti questi portabracciali. Alcuni li ho già messi in negozio e in effetti chi entra cosa fa? Va a guardare quelli. Anche oggi la mia cliente è andata a vedere subito quelli. Quindi fateli. Buon creplamento, creplate, creplate, fommate, fommate, evate, evate. Ciao.